Buonasera, buonasera a tutti dal vostro Enrico Capacci. Crocefisso come sempre, perché come ho già ribadito più volte non ci si può sentire non crocifissi in questo mondo. Come si fa a sentire non crocifissi in questo mondo? Chi pensa e chi sente si sente un pesce fuor d'acqua, si sente alle spalle al muro, così. Però nonostante sia veramente difficile andare avanti in questa realtà dove non c'è più rispetto, dove non c'è educazione, dove non c'è sensibilità, dove non c'è intelligenza, anche se è difficile andare avanti, io non voglio mollare e anche se ci fosse soltanto una persona da convincere, da cambiare, io continuerei solo per quella persona. Dovete cercare di non farvi influenzare dai vostri compagni di scuola, se andate a scuola. Non dovete farvi influenzare dagli altri. Non è che se gli altri vi dicono fai questo, tu devi farlo per forza. Non è che se tutti fanno un qualcosa e tu non lo vuoi fare, devi fare per forza perché altrimenti sei emarginato. Molte volte è meglio essere emarginati che diventare piatti. Anzi, sei tu che se non ti piacciono quelle cose ti devi auto-emarginare, devi renderti conto. Ma quelle cose tutti le fanno, io le devo fare perché sono realmente sensate o soltanto perché è una moda? Basta mode, no alle mode, no all'idea della vita soltanto intesa come sballo e divertimento, anche divertimento, intelligente, ma soprattutto rispetto quando si incontrano persone, educazione, attenti agli altri. Gli altri non sono oggetti, gli altri sono persone con una sensibilità. Quando parlate a qualcuno, pensate a come si può sentire in quel momento, conoscendo anche il suo tipo di carattere. Quindi date importanza ai comportamenti umani, perché quella è la cosa più importante. E soprattutto ragionate con la vostra testa. Io chiudo qui e torno nella mia croce, dove però non rimango, non rimarrò in eterno. Ogni tanto stacco i chiodi, tornerò e torno a lanciare i miei messaggi. Ciao.